Buongiorno e buona domenica amici di D-Max e a tutti quelli che ci stanno seguendo via streaming. Siamo in diretta dal Tempio della Velocità, ovvero Autodromo di Monza, e si sta per consumare l'ultimissimo atto della Porsche Carrera Cup edizione 2017, un'edizione veramente spettacolare che ci ha regalato grandi emozioni e che ci regalerà l'emozione di conoscere il vincitore di quest'anno probabilmente all'ultima staccata di questa ultimissima gara. Se la giocano, manco a dirlo, Alessio Rovera, che parte dalla sesta casella perché ieri si è portato a casa una splendida vittoria, ha guadagnato 20 punti e quindi ha accorciato il gap nei confronti del suo diretto rivale, ovvero il riminese di EB Motos Riccardo Pera, che parte dalla terza casella. Ma andiamo a sentire Alessio Rovera. Alessio, com'è la situazione sotto il casco, visto che veramente vi state giocando tutto in condizioni veramente difficili? Sì, infatti c'è anche la variabile della pioggia oggi, quindi la situazione si fa ancora più interessante. Comunque dai, io sono dietro, quindi devo solo recuperare e ce la metterò tutta. Gomme rain, qual è la tua preoccupazione più grande? No, sono contento che comunque tutti partano con gomme rain, perché partire con le slick su un asfalto viscido non è mai bello. La situazione delle rain è un po' più stabile, quindi sarà una gara molto tesa e molto tirata fino alla fine. Beh, lo sentiamo comunque dalla voce, l'emozione si sente, d'altronde ci si gioca veramente tutto, come dicevamo, all'ultima staccata. Ma andiamo a sentire anche cosa ci dice Riccardo Pera. Le vetture si stanno posizionando in griglia di partenza, si sta posizionando nella casella, però vediamo se abbiamo il tempo. Allora, Riccardo, una battuta velocissima, ho chiesto la stessa cosa anche ad Alessio. Cosa si prova sotto il casco a giocarsi campionato in condizioni così difficili come oggi? Sì, non mi sono mai trovato in queste situazioni, però dai, siamo qua al secondo anno in macchina, mi sto giocando già il campionato della Carrera Cup, quindi è già un risultato eccezionale per me, però chiaramente cercherò di chiudere in bellezza e di fare una bella gara. In bocca al lupo, la linea come sempre al commento fantastico di Guido Schittone. Grazie Camilla, buongiorno a tutti, buongiorno al mio coequipier Francesco Iorio, per chi non lo conoscesse, uno dei migliori piloti di ruote coperte italiane, da qualche anno coach dello scholarship program Porsche e istruttore del Porsche Driving Experience, in una giornata che, come ha detto Camilla, è particolarmente tesa, la tensione proprio è palpabile, Francesco, perché i duellanti, dopo quello che è accaduto ieri, anche ieri è avvenuto di tutto in pista, sono separati da pochissimi punti, 174 per Riccardo Pera, che con il terzo posto ha mantenuto la leadership, ma con i 22 punti, perché i 20 della vittoria vanno aggiunti anche i due della pole position ottenuta, è salito Alessio Rovera che ne ha 171, quindi chi arriverà davanti all'altro molto probabilmente riuscirà a vincere questo titolo, un titolo tirato che vede Riccardo Pera con 4 vittorie e Alessio Rovera con 5 vittorie. Davanti a loro hanno due gentleman, ovvero Alex De Giacomi, che è il vice campione della Michelin Cup, e Luca Pastorelli, che ieri ha vinto la Michelin Cup, e Francesca Linossi. Esatto Guido, buongiorno a tutti. Ieri una gara emozionante, bellissima, e oggi molta tensione, ovviamente non aiuta anche la condizione atmosferica. Sarà sicuramente una bella battaglia. Vogliamo rincuorare tutti. Enrico Fulgenzi è regolarmente della partita dopo la gran botta subita ieri nell'incidente con Kruglik e Valori alla variante Ascari. È stato in ospedale, un attacco di controllo, niente di grave. Fino alle 2 di notte i ragazzi del team Ghinzani hanno sistemato la vettura e dovrebbe riuscire a partire tranquillamente. Mi dicono dalla regia che Reggiani, pur in condizioni estremamente critiche, rischia e parte con le gomme slick. Non so se è una buona scelta, Francesco, perché la pista non solo è bagnata, ma Monza, sappiamo, è all'interno di un parco e gli alberi trattengono di fatto questa umidità che continua soprattutto a flagellare la parte interna, ovvero la variante della Roggia, le due di Lesmo e l'Ascari. Esatto, è un grande azzardo, è ovvio che non sta piovendo in questo momento, per cui la pista potrebbe migliorare, ma non credo, visto l'umidità, che
che si possa veramente trovare una situazione di asciutto. Questo totale. È l'incidente di ieri con Kruglik che tocca Fulgenzi, che poi viene centrato da Ronnie Valori. Ronnie Valori non riuscirà a partire, purtroppo i danni alla sua vettura sono stati tali da non consentirgli l'avvio nella gara di oggi. Peccato per il pilota lombardo, unica gara che aveva disputato in questa stagione, una grandissima corsa, era in quinta posizione. Ci sarà da controllare anche quello che faranno Francesca Linossi e Mattia Drudi, che sono altri due in mezzo ai duellanti del campionato, che potrebbero rompere le uova nel paniere di questi ragazzi. De Giacomo e Pastorelli quindi in prima fila, Linossi e Pera in seconda, Drudi e Rovere in terza, Selva e Curti, Lino Curti in quarta, poi Köhler e Carlo Curti in quinta, Reggiani e Walter Benni in sesta, poi tutti Kruglik, che è stato penalizzato ieri e quindi dal terzo posto è precipitato in tredicesima posizione davanti a Fulgenzi, poi Daniele Cazzanighe e Simone Pellegrinelli, altri due che vorranno rimontare, e Gianmarco Quaresmini e Ivan Jacoma, che erano stati protagonista dell'incidente alla prima curva. Si parte in condizioni particolarmente difficili, è stata dichiarata wet race, solamente Reggiani rischia con le gomme d'asciutto, ma c'è stata appena una gara con le monoposto delle Formule 4 e tutti hanno optato per le gomme intagliate, le gomme da bagnato. Seguiamo questa corsa, ricordiamo, 3 punti separano Riccardo Pera da Alessio Rovera, in vantaggio naturalmente il pilota di Lucca, e in prima fila ci sono due gentleman che non vorranno sicuramente rovinare quelli che sono i piani dei due ragazzi che hanno rappresentato anche l'Italia all'International Scholarship Program. Eh sì, sarà sicuramente complicata la prima curva, come del resto lo è sempre qui a Monza, ma ovviamente in queste condizioni non sai esattamente il punto di frenata, quindi sicuramente i gentleman partiranno tenendosi un pochino di margine e vedremo appunto con che velocità arriveranno alle loro spalle i due contendenti. Sì, tutto verrà, buona parte di questa corsa secondo me verrà decisa già in partenza. Riccardo Pera ha un piccolissimo vantaggio, secondo me vincerà anche chi è il più sereno e chi è il più tranquillo. Ieri Alessio Rovera ha disputato una grandissima gara, è arrivato in volata con Mattia Drudi, che è qui ospite eccezionale in attesa della sua ultima gara in Super Cup, che disputerà la prossima settimana all'autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico. Ha fatto fatica Mattia Drudi ed è stato anche molto corretto, a un certo punto forse poteva superare Alessio ma non ha voluto il ragazzo di Misano Adriatico appunto rovinare quelli che sono i piani di vittoria sia di Alessio Rovera sia di Riccardo Pera. È stato realmente molto corretto, un vero gentleman, è qui per allenarsi e anche per dare spettacolo. Oggi, se le condizioni glielo permetteranno, cercherà comunque di vincere, secondo me. Giustamente Mattia deve fare la sua gara, però è ovvio che in un contesto del genere non vuole rovinare tutto lui, ecco, quindi... Partenza delicata perché è la prima volta che in queste condizioni non si parte in regime di safety car e quindi in pochi hanno l'esperienza dello scatto, dell'abbrivio sul bagnato, su questo viscidino che è particolarmente infido. Sì, come notiamo le auto non stanno alzando acqua, quindi non era necessaria una partenza in safety car perché la visibilità è buona. E quindi vedremo chi sarà più dolce a rilasciare la frizione. Allora in prima fila Alex De Giacomi e l'avvocato Luca Pastorelli, in seconda fila Francesca Linossi e Riccardo Pera, che è all'interno, in terza fila Mattia Drudi e Alessio Rovera, che è subito dietro a Riccardo Pera. I due dovranno anche cercare di non toccarsi, perché chi tocca l'altro di fatto perde la possibilità di conquistare il titolo tricolore edizione 2017 bandiera verde dietro questo folto schieramento delle GT3 Cup 991. Sono partiti in questo momento, sbaglia la partenza Alex De Giacomi, si infila Francesca Linossi e anche Mattia Drudi, che è all'esterno, grande nebbia con Riccardo Pera, che mi sembra stia andando ad attaccare l'avvocato Pastorelli. La prima curva vede Pastorelli, Riccardo Pera in seconda posizione, Francesca Linossi in terza, poi c'è Mattia Drudi, Alex De Giacomi è partito male invece, Alessio Rovera e via via il resto del gruppo compatto.
Sì, sono stati molto guardinghi e devo dire che Pera invece è partito subito all'attacco. Quindi vantaggio in questo momento nel campionato, perché dobbiamo proprio fare i calcoli per Riccardo Pera, ma la gara è lunghissima, 28 minuti più un giro, con l'avvocato Luca Pastorelli che è arrivato, ha sprombattuto alla Roggia, mentre Francesca Linossi è andata a resistere addirittura all'attacco di Mattia Drudi. Riccardo Pera dietro Pastorelli, poi Drudi che infila la staccata della prima di Lesmo Linossi, e Rovera fa lo stesso ai danni di De Giacomi. Dietro invece vediamo un po' di caos con le due vetture dello Tsunami di Curti e di Kruglik. Questa è la vettura di Köhler che è davanti alla Porsche di Selva, sono tutti piloti che corrono alla Michelin Cup. Sta tentando la rimonta anche Daniele Cazzaniga con la vettura che rappresenta la storia di Milano, quella nera dei centri Porsche Milano, variante Ascari, dove ieri è avvenuto il fattaccio tra Valori e Fulgenzi, in colpo entrambi, con Pastorelli che è attaccato da Riccardo Pera. Subito dietro a Riccardo c'è Mattia Drudi, poi Francesca Linossi e Alessio Rovera, che in questo momento è perdente nel campionato e che non è partito assolutamente bene. Riccardo Pera non vuole probabilmente rischiare, non gli conviene, perché per il momento il titolo tricolore è suo, e vedete che lo attacca Mattia Drudi all'esterno della parabolica. Si sta concludendo il primo giro con l'avvocato Luca Pastorelli, che sta dando davvero spettacolo, perché è un ragazzo tra virgolette della Michelin Cup ed è riuscito a prendere 6 decimi di vantaggio su Pera, Drudi, Linossi, Rovera, De Giacomi, Selva, Curti, Fulgenzi, che è già risalito e si trova in nona posizione. Attacco di Mattia Drudi all'esterno della prima variante, ma vedete che adesso si è accodato già Alessio Rovera dietro a Drudi, e se riuscisse il pilota di Varese a superare quello di Misano Adriatico, beh, ne vedremo delle belle, perché ci sarebbe la sfida diretta tra Riccardo Pera, che è secondo, e Alessio Rovera. Abbiamo visto proprio come Rovera sia partito con un pochino più di pazienza, cercare di studiare le traiettorie ottimali, ma già alla fine del primo giro ha quasi completamente ricucito lo strappo. Sì, perché è riuscito a superare Francesca Linossi, quindi adesso ne vedremo davvero delle belle. È una gara interessante, guardate col numero 17 che rimonta sta facendo Enrico Fulgenzi. Ha passato la serata in ospedale dopo la gran botta di ieri, ma oggi è arrivato combattivo. Sta andando in crisi invece Luca Pastorelli, e Riccardo Pera è pronto lì ad azzannarlo e tenta di superarlo. Si fa da parte Luca Pastorelli, per cui passa il comando Riccardo Pera, attaccato da Mattia Drudi, dietro di loro Pastorelli, Alessio Rovera, Francesca Linossi e De Giacomi, più staccati tutti gli altri. Riccardo Pera al comando alla staccata della variante Ascari, terza marcia, poi si appoggia alla quarta, si va in queste condizioni abbastanza gentili con l'acceleratore e giù tutto in uscita verso la parabolica, dove vengono inserite di fatto tutte le marce. Poi si entra in parabolica, probabilmente con questo asfalto viscido, in terza e non in quarta. Sì, bisogna ovviamente entrare cauti, e si entra un po' più piano, quindi abbiamo il motore un po' più giù di giri, quindi è giusto scalare una marcia. E si intraversa Mattia Drudi, però sta facendo una cosa magnifica, avete visto, alla maniera dei rallisti, è riuscito ad infilare Riccardo Pera, che adesso è attaccato da Alessio Rovera che va all'esterno sul rettifilo. Grandissimo Alessio Rovera, che sta facendo una bellissima staccata, ma è all'esterno e Alessio Rovera si è portato in prima posizione, ma è arrivato lungo e lo segue anche Riccardo Pera, e dietro di loro c'è un'altra vettura che ha fatto un bel dritto, che è quella di Luca Pastorelli. Mattia Drudi sta facendo i fari e dice: no ragazzi, voi avete tagliato, mi dovete ridare la posizione. Infatti Riccardo Pera si fa da parte molto educatamente, adesso lo sta facendo anche Alessio Rovera. Bella la prova di sportività di questi due ragazzi. Adesso Pera ha tentato l'attacco a Rovera, grandioso comunque Alessio Rovera, un applauso, che adesso è passato in seconda posizione. Se dovesse finire così, Rovera sarebbe il campione. Assolutamente, è uscito molto più forte dalla parabolica. Guardate, questa è il replay. Esatto.
è uscito molto più forte dalla parabolica, quindi ne ha approfittato, è riuscito in un sol boccone a superarli entrambi, però la staccata in quel caso è arrivato lungo, ma ha portato in errore anche Pera e correttamente hanno restituito la posizione. Giro più veloce di Rovera che va a guadagnare anche un punto, attenzione che qui si gioca tutto sul filo dei decimi di secondo e sui punti, anche un punto ti permette di conquistare il titolo. Diciamo che Rovera ha anche approfittato del fatto che Drudi si è scomposto in parabolica, Pera ha rallentato, qui invece c'è il replay credo di una toccata che c'è stata a centro gruppo e ci ha rimesso come sempre Daniele Cazzaniga. Ecco Rovera inseguito da Riccardo Pera che probabilmente ha qualche problema d'assetto, mi sembra. Sì, lo vedo remare molto, abbastanza in difficoltà, e vedo invece che sono molto più scorrevoli Drudi e Rovera. Allora Pera andrebbe a conquistare 10 punti, Rovera 13 punti con il giro più veloce, quindi a questo punto a Pera serve sicuramente fare un giro più veloce, ma il giro più veloce in questo momento è stato battuto, 2:02.892 per Mattia Drudi. Situazione di campionato, sono alla pari? Diciamo che in questa situazione ancora Rovera si trova sotto, perché compresi gli scarti ipotetici e direi a questo punto certi, quindi non deve fare ragionamenti, Alessio deve vincere se vuole portare a casa. E conquistando il punto del giro più veloce arriverebbe a parità di punti. Ne avrebbe la certezza. Ok. Bella la lotta dietro, ma vedete che Pastorelli sta tenendo il passo di Riccardo Pera. Riccardo Pera che farà di tutto per mantenere il terzo posto. Qui addirittura c'è Alessio Rovera che va all'attacco di Mattia Drudi. Avevamo detto Mattia Drudi farà di tutto per portare a casa questa vittoria. Ieri è arrivato secondo in modo molto educato. A questo punto non vuole favorire né l'uno né l'altro, sta facendo la propria gara. Rovera gli lampeggia per dirgli fammi passare, io devo vincere il campionato, ma non credo che Mattia si arrenderà molto facilmente. No, assolutamente, ma tra l'altro vedo alle spalle anche un Pastorelli che sì, si è rifatto combattivo. Sotto, per cui d'accordo la gara che sta facendo Alessio Rovera, ma deve stare attento anche Pera a non farsi riprendere dal gruppo. Qui c'è un testacoda, è un testacoda da parte di Curti, mentre stava attaccando la vettura di Köhler. Ecco ancora i duellanti, Drudi da una parte con la vettura verde, Alessio Rovera, Drudi non ha, è il vice campione della Carrera Cup 2016, grande protagonista della Super Cup in questa stagione, uno dei migliori junior, è arrivato a podio a Spa-Francorchamps, a podio anche a Misano, e qui mi fanno testa coda di Riccardo Pera che viene toccato da Francesca Linossi, entra in pista sicuramente la safety car, a questo punto se possono restare così le cose, Alessio Rovera è il nuovo campione della Porsche Carrera Cup edizione 2017. Chiaramente deve arrivare al traguardo, si sono toccati, naturalmente brutta botta con le due vetture estremamente danneggiate, eravamo anche in uno dei punti più veloci della pista, Francesco. Sì, già dai giri precedenti avevo visto appunto Pera un po' in difficoltà, sì, con la macchina che si muoveva molto in ingresso della parabolica, non a caso lì ha subito poi il sorpasso di Drudi e di Rovera, per cui qualche cosa non ottimale nell'assetto, la macchina l'ha persa e purtroppo l'incolpevole Francesca Linossi si è trovata sulla sua strada proprio la vettura di Pera. Peccato, a questo punto la radio ha avvertito Alessio Rovera che il campionato è suo, Alessio Rovera che comunque non ha rubato assolutamente niente, perché anche oggi ha dimostrato forse di avere qualcosa in più rispetto a Riccardo Pera che ha preso una bella botta, lo vedete zoppicare con Francesca Linossi che va a sincerarsi delle condizioni del ragazzo di Lucca che sta bene comunque. Ci sono stati tanti incidenti in queste ultime tre corse, perché dobbiamo contare anche
la seconda del Mugello, eravamo in uno dei punti più veloci della pista, naturalmente lì sei in piena accelerazione, lui è andato in testa coda, comunque tutto bene, Pera avrà anche la possibilità a 18 anni appena compiuto di riconquistare il titolo. Vediamo che cosa è successo all'ingresso della parabolica, vedete che va in testa coda. Francesca Linossi, che aveva già visto quello che stava accadendo, è andata all'esterno per evitarlo, ma se l'è trovato in traiettoria. Esattamente, lì è una frazione di secondo nella quale devi battezzare un lato, purtroppo in questo caso... Ecco, comunque i ragazzi stanno bene, complimenti anche a Francesca Linossi che è stata sfortunata. Però sta dimostrando di essere davvero uno dei migliori piloti della stagione, è cresciuta tantissimo la ragazza di Brescia, oggi aveva la concreta possibilità di andare a podio. Quindi situazione di classifica che, se le cose dovessero restare così, premia Alessio Rovera che si laurea dopo la medaglia di bronzo dell'anno scorso, campione della Porsche Carrera Cup Italia. La vittoria andrebbe a Mattia Drudi, ma è ancora tutto da vedere. Se fossi in Rovera, esatto, io non rischierei, adesso starei bello tranquillo, ma farei passare anche Pastorelli. E terzo posto, ragazzi, un applauso per Luca Pastorelli, perché Luca Pastorelli, di professione avvocato penalista, è anche molto bravo ed è riconosciuto all'unanimità. È alla quarta gara con la Carrera Cup, ha corso in targa tricolore. Qui è disperato Riccardo Pera, non per la botta subita, quanto per avere perso un titolo che, se le cose fossero rimaste così, era ancora nelle sue possibilità. Però quando si è giovani si può anche sbagliare. Lui ha disputato una stagione incredibile, un grande applauso. La lotta tra i due è stata corretta, c'è stata qualche polemica alla fine, ma questo capita in tutte le storie di automobilismo e credo in tutte le storie sportive. È stato un bellissimo campionato, alla fine ha vinto il più esperto, forse il più maturo. Diciamo che Rovera ha qualche stagione in più, perché prima della Carrera Cup Italia ha disputato il campionato di Formula 3 Open, è stato un grande protagonista in Formula Renault, nelle formule promozionali italiane, quindi una maggiore esperienza e anche tanta esperienza accumulata a livello internazionale in questa stagione nel campionato francese, dove ha dato spettacolo. Questa è la partenza con l'abbrivio di Francesca Linossi, spaventosa, è stata bravissima, più indeciso Alessio Rovera, bravissimo Riccardo Pera che va ad infilarsi subito per andare a cogliere la seconda posizione. In quel momento Riccardo Pera è il campione virtuale della Carrera Cup Italia 2017, ma ben presto le cose cambiano con l'avvocato Pastorelli che continua a mantenere la prima posizione. Qui Pastorelli si fa da parte in modo molto corretto, a lui interessano i punti della Michelin Cup, sfilano sia Riccardo Pera sia Mattia Drudi e vedete che inizia Alessio Rovera a dettare il proprio ritmo. Approfitta di un doppio errore sia di Pera sia di Drudi all'uscita della parabolica per andare ad infilare entrambi. Taglia perché arriva lungo, poi dovrà ridare la posizione ma va a conquistare il secondo posto. E qui c'è Francesca Linossi che non sa più dove andare e va a centrare Riccardo Pera, che comunque era finito in testa coda. Si abbracciano, sarà geloso il fidanzato di Francesca Linossi che è Stefano Colombo, ex campione italiano GT, ragazzo simpaticissimo che probabilmente l'anno prossimo speriamo possa ritornare alle corse, perché è uno dei migliori giovani italiani nel mondo delle ruote coperte. Quindi nessuna gelosia da parte di Colombo, nessuna. Ma bellissimo il gesto di Francesca e di Riccardo. Francesca, che è figlia di un pilota, quindi è molto abituata ad avere la sportività nel DNA. Questo è uno dei grandi protagonisti della stagione, che si è fermato, ha approfittato del regime di safety car. È Simone Pellegrinelli, vincitore di gara 2 del Mugello. C'è un estintore che è andato a spengere un principio d'incendio, quindi aveva già avuto problemi. Vedete che
partono subito adesso i ragazzi con l'estintore, c'era un principio di incendio al motore, probabilmente ieri ha avuto un incidente Pellegrinelli, quindi la vettura ha sofferto per quello. Sta accadendo un po' di tutto tranne che una gara. Esatto, esatto. Comunque io adesso, se fossi in Alessio Rovera, sì, starei tranquillo, starei tranquillo, sì, come hai detto giustamente tu, anche perché comunque finché non arrivi al traguardo non hai vinto ancora, il campionato, non hai ancora vinto, non ti sono il stati campionato assegnati, quindi. Esatto, esatto. E si fa interessante anche la posizione di Fulgenzi sì, e di Quaresmini, sono arrivati sotto anche perché loro. Perché sia Enrico Fulgenzi sia Gianmarco Quaresmini, che è in lotta proprio con Enrico Fulgenzi per conquistare la terza piazza nel campionato, anche se ha parecchi punti di distacco dalle retrovie, sono giunti alle calcagna, diciamo, di Alex De Giacomi e di Luca Pastorelli, che a causa del regime di safety car si sono ricompattati. Quindi adesso partirà, quando mancano 12 minuti più un giro alla conclusione, un'altra gara e forse vedremo una lotta per la terza posizione. Chiaro che Fulgenzi da una parte, Quaresmini dall'altra, hanno maggiore esperienza rispetto ai due gentlemen e forse maggiori motivazioni, ma non mi sembra che l'avvocato Luca Pastorelli abbia intenzione di favorire né l'uno né l'altro. No, no, assolutamente, è partito subito velocissimo, ha trovato le misure e stava insidiando in quel momento Pera, per sì, cui il ritmo c'è. Ultimo giro dietro la safety car per i ragazzi della Carrera Cup, qui sconsolato, lo si può notare dallo sguardo, Simone Pellegrinelli. Alla conclusione di questo giro la safety car rientrerà ai box, quindi la corsa potrà riprendere. Vedete quanto sporco, quelli sono dei pezzi di, credo, di carrozzeria che sono, mi sembra, fanno parte della vettura di Cazzanica che aveva avuto un piccolo tamponamento proprio in quella curva. Ecco Reggiani che è ultimo, non sappiamo se davvero è partito con le gomme slick, ci hanno detto questo dalla regia, comunque è ultimo, quindi ritengo che stia facendo fatica. Confermano, come è scritto anche sul nostro monitor, ci conferma Matteo Losa, che ci ha tenuto compagnia, è colui che coordina dalla regia tutto il nostro lavoro e noi lo vogliamo ringraziare e salutare perché è stato un prezioso collega, oltre che bravissimo nell'arco di tutta questa stagione della Carrera Cup. Ci conferma appunto che la safety car rientra in questo giro. Matteo Losa, Mauro Valentinuzzi, che è il nostro regista tradizionale, e poi Valentina, insomma tutti quanti i ragazzi. E intanto abbiamo Valentina Albanese insieme a Camilla Ronchi, Valentina Albanese che è la responsabile di Porsche Motorsport per l'Italia. A te Camilla. Sì Guido, si è appena dissolta la nuvola di fumo in seguito all'incendio della vettura di Simone Pellegrinelli. Oggi succede veramente di tutto. Sì, veramente, non solo oggi, anche ieri. Diciamo che finiamo in maniera molto, come dire, esaltata questo campionato 2017. Comunque, vabbè, a parte questo, un peccato veramente per Riccardo Pera, perché sono convinta che il campionato, la gara e il campionato sarebbe rimasto aperto veramente fino all'ultimo giro. Abbiamo perso uno dei due protagonisti, adesso, per carità, bisogna... Guido nessuno... diceva forse il meno esperto dei due, Sicuramente il meno esperto, anche se comunque velocissimo e lo ha dimostrato nel corso dell'anno. Veramente un peccato, avrei preferito che i due contendenti rimanessero comunque in gara fino alla fine, ma d'altra parte è motorsport anche questo. Grazie, grazie Valentina. E guardate che adesso c'è la ripartenza, ma Alessio Rovera non si accontenta. Alessio, non rischiare, sei campione, è inutile buttare via una potenziale vittoria in un campionato per vincere una gara quando c'è Mattia Drudi davanti. Adesso vediamo, e vedete che Pastorelli comunque è partito benissimo. Pastorelli stanno transitando, mancano 8 minuti e mezzo più un giro alla conclusione, con i primi tre che stanno prendendo un certo vantaggio su un gruppone formato da Alex De Giacomi e Enrico Fulgenzi, che sicuramente non ha una macchina perfetta, Gianmarco Quaresmini e Kruglik, che è ritornato e che va ad insidiare dopo tutto quello che ha fatto ieri proprio Gianmarco Quaresmini. Dietro Kruglik c'è Lino Curti, poi Ivan Iacoma e al decimo posto Livio Selva. Sì, adesso comunque Alessio Rovera
deve tenere alta la tensione, non può perdersi, quindi sicuramente avere davanti Mattia Drudi lo può aiutare perché è un riferimento e deve comunque mantenere un ritmo alto. La grande sorpresa di questa corsa è comunque Luca Pastorelli, che tiene il ritmo. Qui c'è stata una vettura dello tsunami, non so se è Kruglik, probabilmente è Kruglik o Kurti che ha proprio tagliato la variante della roggia. È Pastorelli, perché tiene il ritmo di due che sono dei professionisti. Drudi, che è uno dei grandi della Supercup, e Rovera, che sarà il campione edizione 2017 della Porsche Carrera Cup. Mentre c'è Alex De Giacomi che fa i fari, dà i fari proprio a Pastorelli. Quindi De Giacomi, che è il campione uscente della Michelin Cup, lo ha perduto quest'anno il titolo a favore di Ivan Iacoma, è un altro di quelli che va forte e sta davanti sia a Fulgenzi sia a Quaresmini, mentre il pilota che aveva tagliato mi sembra fosse Kruglik, che ha permesso a Kurti di raggiungerlo e di superarlo. Esatto, Di Giacomo ovviamente dall'alto della sua esperienza cerca di mettere un po' di pressione a Pastorelli, però mi sembra che Pastorelli la stia sì, gestendo abbastanza bene. Sono anche compagni di squadra, vedete qui chi c'è, è sempre Kruglik, che ha fatto un'infilata in parabolica ai danni di Lino Kurti. E anche se sono compagni di squadra, il pilota ucraino non fa assolutamente sconti. Qui siamo nel gruppo appunto centrale di questa ultima gara della Carrera Cup. Mi sembra che sia iniziato a piovere un pochettino in più rispetto a prima. Vediamo Ivan Iacoma che sta lottando nel sandwich tra Kruglik, e vedete Kruglik come è uscito in modo spettacolare dalla prima variante. Si è iniziato a piovere, sono tutti un poco in difficoltà. Vediamo Ivan Iacoma che cerca di districarsi, è molto esperto di queste condizioni, pilota elvetico perché corre quasi sempre al Nürburgring, è un protagonista delle gare Endurance. Qui c'è Alex De Giacomi che viene attaccato alla staccata della roggia da Enrico Fulgenzi. Non abbiamo visto l'uscita della curva, adesso stanno andando, vedete, con Fulgenzi all'interno di Alex De Giacomi, ha preso la posizione, quindi il quarto posto Enrico Fulgenzi ai danni del pilota bresciano, che viene attaccato anche da Gianmarco Quaresmini nel breve rettifilo che va dalla prima alla seconda di Lesbo. Si fa da parte Alex De Giacomi, consente al compagno di squadra Quaresmini di prendersi la quarta posizione, quindi cambia. Ecco Kruglik invece che sta facendo i fari a Lino Kurti, credo a Ivan Iacoma, non abbiamo, mi sembra Iacoma forse, mentre dietro di loro c'è Cazzaniga che ha rimontato, ha approfittato del regime di safety car. È una bellissima ultima corsa con Mattia Drudi davanti ad Alessio Rovera, Pastorelli che adesso deve vedersela con Fulgenzi, Quaresmini, mentre De Giacomi, Kruglik e Kurti sono lì con Iacoma a giocarsi la quinta posizione. Veramente una bellissima gara, e anche questi ultimi minuti ci stanno dicendo che fino alla bandiera a scacchi non si potrà stare tranquilli. Vedo tergicristalli in movimento, quindi vuol dire che comunque le vetture stanno alzando acqua. Francesco, e vedi quanto scivolano in parabolica, c'è stata un'uscita spettacolare da parte di Enrico Fulgenzi, che comunque è tutto rotto, stamattina era rigidissimo e sta disputando una grandissima gara. Il Doberman non molla, il Doberman c'è ancora al di là della sfortuna che ha avuto in gara 1 ieri, e questa è una bellissima immagine, una bellissima inquadratura di Alessio Rovera. Questo è Sergio Rovera, ex pilota, che sembra parlare al figlio e dirgli calma, e sta guardando lo streaming al telefonino. Sergio, stai calmo, che mi sembra Alessio abbia in mano completamente la situazione. Infatti non sta andando ad attaccare Mattia Drudi, e complimenti comunque, un grande applauso a Luca Pastorelli, perché lì davanti a Fulgenzi, davanti a Quaresmini, e non molle. Guardate Quaresmini che taglia la variante della roggia, a dimostrazione che l'asfalto è peggiorato, che forse anche le temperature si sono raffreddate rispetto a prima, e quindi ci sono dei problemi in frenata, dei problemi non indifferenti di aderenza. Bello il sorpasso ai danni di
di Ivan Jacoma da parte di Daniele Cazzaniga, che è stato grandissimo protagonista nella prima fase del campionato, poi è andato incalando nelle ultime corse. Al Mugello purtroppo non era riuscito a correre, ieri stava disputando una grandissima gara, poteva lottare per il secondo posto, ma è stato coinvolto in un incidente che ha visto poi il ritiro sia suo sia di Simone Pellegrinelli. Ecco Cazzaniga che va ad attaccare Ivan Jacoma proprio alla staccata della Scari. Questa è la nuova livrea. Allora, Centri Porsche Milano hanno fatto un concorso, lo faranno anche l'anno prossimo con l'Accademia delle Belle Arti di Milano, e il concorso verteva sul dipingere una vettura con un significato storico, Istoria si chiamava, su quella che era la storia di Milano, e sono uscite due vetture bellissime, quella di Köhler e quella di Cazzaniga, dove sono rappresentati tutti i monumenti più importanti di Milano, quindi dal Duomo a tutto il resto. E poi la carriera Cup è sempre stata colore, e quindi colore, c'è l'unione tra Porsche e il mondo dell'arte e della cultura che fa parte proprio del DNA della casa di Stoccarda e di Weissach, perché quando noi parliamo di Weissach, a Weissach c'è il reparto corse, nonché una delle tante piste di sviluppo proprio della casa tedesca, che ricordiamo sta vincendo il quarto titolo mondiale endurance di seguito con le sue 919 Le Mans Prototype 1, e che proprio oggi vede uno dei suoi piloti, Brandon Hartley, che è stato due anni fa il campione del mondo endurance, debuttare meritatamente in Formula 1 al volante della Toro Rosso. Siamo all'ultimo minuto e mezzo di corsa, poi ci sarà un giro con una situazione di classifica che vede Mattia Drudi davanti di 2 secondi e 7 su Alessio Rovera, terzo posto per Luca Pastorelli che potrebbe essere attaccato da Enrico Fulgenzi, poi Quaresmini, Kruglik, De Giacomi, Cazzaniga che è salito all'ottavo posto, Curti, Jacoma, Carlo Curti, sono due i Curti, Selva, Köhler, Walter Ben e ultimo Reggiani, che ha preferito partire sembra con le slick, ma che comunque sta tenendo un ritmo decoroso. Girare con le slick in queste situazioni è molto difficile, bisogna avere un grandissimo controllo di macchina. Tra le altre cose mi sembra ci sia non solo più pioggerellina ma anche più nebbia, quindi l'umidità è aumentata. Situazione di classifica per quanto riguarda i primi due cristallizzata, mentre Pastorelli adesso deve guardarsi bene dal ritorno di Enrico Fulgenzi e di Gianmarco Quaresmini. Intanto penalizzata la numero 91 di 25 secondi per non avere rispettato la vettura di Jacoma la procedura di partenza. Non sappiamo. Ecco, hanno cambiato. Allora, stessa cosa che ha portato alle varie penalizzazioni. Intanto ha fatto un dritto Enrico Fulgenzi, questo permette a Luca Pastorelli di respirare un poco di più, perché Enrico Fulgenzi gli dovrà cedere la posizione, poi dovrà riprendere la propria corsa, un po' quello che era successo, dicevamo, su questa penalizzazione di Jacoma, perché non ha rispettato la procedura di partenza, la vettura era ancora sollevata sui cavalletti. Questo è Kruglik che è finito in testa a coda nel momento in cui sono scattati 10 minuti prima della partenza, cosa che è vietata, quindi 25 secondi di penalità per Jacoma, che quindi precipita in classifica. Eccolo qui Alessio Rovera, siamo di fatto all'ultimo giro e mezzo della sua stagione, una stagione trionfale direi. Quante vittorie? 5 vittorie. 5 vittorie contro 4 di Pera e soprattutto un rush finale. Ieri Enrico Borghi ci diceva anche i motivi per i quali all'inizio i concorrenti di Pera erano abbastanza in crisi rispetto agli altri, perché l'EB Motors, che è il team di Riccardo Pera, aveva trovato una migliore funzionalità messa a punto del sistema ABS del quale sono dotate le vetture che corrono in Italia.
Gli altri team hanno faticato di più quando hanno trovato anche loro la quadratura del cerchio, hanno permesso le prestazioni dei loro piloti. Attacco da parte di Gianmarco Quaresmini nei confronti di Enrico Fulgenzi, due escono, sono in lotta per il quarto posto, escono appaiati dalla parabolica. Fulgenzi, quando inizia l'ultimo giro, sta difendendo la propria posizione. Sono tra le altre cose anche il terzo e il quarto del campionato, e la situazione di classifica resterà questa, con Fulgenzi, esatto, medaglia di bronzo di questa stagione, che va ad attaccare anche Luca Postarelli, che è bravissimo a stare a centropista, taglia Gianmarco Quaresmini. Adesso dovrà ridare la posizione sia a Fulgenzi sia a Pastorelli. Ecco il ragazzo di Brescia, grande sorpresa di questa stagione, Quaresmini, è uscito tra i migliori proprio nelle ultime corse, è stato il grande dominatore della gara del Mugello, ne ha vinte due, poi è stato penalizzato per la questione del sollevamento della vettura dopo i 10 minuti canonici della partenza. Ieri è stato sfortunato, però è uno dei piloti sul quale costruire il futuro della carriera Cup Italia, dove proseguirà a gareggiare anche l'anno prossimo. Ecco Alessio Rovera, secondo e campione uscente, che a 4 secondi e 4 di svantaggio nei confronti di Mattia Drudi, ed ecco Luca Pastorelli che compirebbe un'impresa giungendo terzo assoluto nonché primo della Michelin Cup davanti a due come Enrico Fulgenzi e Gianmarco Quaresmini, che sono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Ultimo chilometro per Mattia Drudi, che è al comando, che giustamente non vediamo inquadrato, e guardate Sergio Ro, Sergio, è fatta, stai tranquillo. Ultima curva per Mattia Drudi, mette la terza, fa scivolare leggermente la macchina, qui a metà curva siamo già sui 185-190, sì. Poi quinta, sesta, va verso il muretto dei box, vince Mattia Drudi. E secondo, nuovo campione della Porsche Carrera Cup Italia 2017, Alessio Rovera. Sergio Rovera impazzito, che applaude il proprio figliolo. Terzo posto per Luca Pastorelli, l'avvocato più veloce d'Italia. Quarto Quaresmini, quinto Fulgenzi, sesto Cazzaniga. Bravissimo anche il ragazzo di casa, il monzese. Davanti a Lino Curti, Ivan Iacoma, che però è stato penalizzato, De Giacomi e Carlo Curti, che sono, che è l'ultimo che prende i punti. Undicesimo posto per Kruglik, dodicesimo per Selva, tredicesimo Köhler, poi Walter Benn e Federico Reggiani, ritirati Pellegrinelli, purtroppo anche Riccardo Pera e Francesca Linossi. Bella gara, corretta, ne abbiamo viste di cotte e di crude fino a ieri. Oggi diciamo che il ritiro di Riccardo Pera non è stata colpa sua, ha determinato la vittoria di Alessio Rovera, che non ha rubato nulla perché in gara comunque si trovava davanti, e devo dire che ha dimostrato una calma maggiore e forse anche un setup migliore della propria vettura in queste condizioni rispetto a quella di Alessio Pera, che di Riccardo Pera, scusate, tra Riccardo e Alessio e tutto l'anno che continuiamo, che dopo qualche giro si era trovato leggermente in crisi, sì, vero Francesco? Sì, assolutamente, si è visto da subito che la vettura e probabilmente anche la guida comunque, sì, di Alessio Rovera gli permetteva di essere più scorrevole, efficace, era più, sì, efficace, usciva in modo più lineare dalle curve e quindi più adatto a queste condizioni di pista. Mentre appunto per quanto riguarda Pera, Riccardo Pera invece era sempre più impiccato e purtroppo poi l'ha pagata. Sì, ha fatto una grandissima partenza Riccardo Pera, però si è capito subito proprio da quel duello con Mattia Drudi in parabolica che Alessio Rovera aveva qualche cosina di più, aveva superato entrambi il pilota di Varese, poi è stato molto tranquillo, molto calmo, molto intelligente. Qui è uscita anche l'esperienza di Alessio Rovera
Rovere, che ricordiamo grande protagonista del campionato francese del Benelux. Noi abbiamo avuto la fortuna, seguendo il WEC, anche di seguirlo nelle gare di Spa-Francorchamps. Erano due gare, lui non aveva potuto qualificarsi bene perché c'erano sempre state delle bandiere rosse, e una volta partiva mi sembra trentesimo, è arrivato quinto, quindi superando 25 macchine. In gara 2 è arrivato ottavo, sempre da una posizione infelice di partenza, e in quella concomitante con la 24 ore di Le Mans, fino a 3 km dalla conclusione, era al comando della corsa di fronte ad alcuni tra i migliori esponenti del mondo delle Porsche Carrera Super Cup internazionali, guidando tra le altre cose senza BS, come nelle Super Cup del campionato che si concluderà proprio l'anno passato e del quale è protagonista Mattia Drudi, e si concluderà, scusate, ho detto l'anno passato, la settimana prossima a Città del Messico. Rientra ai box in pit lane il vincitore del campionato tricolore Carrera Cup edizione 2017, Alessio Rovere. Adesso ci sarà grande festa per lui, e poi nel paddock della Porsche andremo anche ad effettuare le varie interviste del dopo gare. Adesso il microfono probabilmente passerà nelle mani fra breve di Camilla Ronchi. Qui c'è Bruno Valotta che va, e Alex Galli, il fotografo ufficiale della Porsche, che va ad immortalare la gioia di Alessio Rovere, che abbraccia la sua ragazza e Bruno Valotta. Alessio Rovere commosso, non vediamo Sergio, questo ci, non sappiamo dov'è Sergio Rovere, che sarà lì da solo a gioire. Ecco, mi dicono dalla regia, visto che è amico di tutti Sergio Rovere, è già in ospedale per riprendersi dall'emozione. Tutti i ragazzi del team Tsunami, qui c'è addirittura Gianmarco Quaresmini che va a complimentarsi con Alessio Rovere, o è Curti? Curti, che è un grande, i due ragazzi Lino e Carlo Curti sono, io darei a loro due, a parte sono migliorati tantissimo nell'arco della stagione, ma la medaglia dei gentleman veri, dei grandi signori della Carrera Cup Italia, per educazione, proprio per carineria, per modo di fare, sportivi al massimo. Delirio per il team Tsunami e per il club di Alessio Rovere, che ragazzi è commosso, sta piangendo e qui vanno ad abbracciarlo tutti quanti. Questo è l'altro Curti che è andato a complimentarsi, e c'è anche grande gioia per Luca Pastorelli, che merita un grande applauso. Ecco Mattia Drudi, pure lui sta andando da Alessio Rovere, che non capisce più niente, è toccato da tutti. Eccoli qui i due grandi protagonisti di questa corsa. Io credo che Camilla sia nei paraggi, se la lasceranno entrare. Ecco che portano per le foto diritto Rovere, e le immagini sono per Luca Pastorelli, l'avvocato, abbiamo detto il più veloce d'Italia, beh oggi l'ha dimostrato. Grande avvocato penalista, ma anche grande pilota, ridendo gli diciamo hai un grande futuro dietro le spalle. Allora Camilla, c'hai Mattia Drudi e Alessio Rovere, che a un certo punto ha detto ok, ho già vinto, non vado a rompere le scatole a Mattia. Sì Guido, allora Guido mi ha imboccato un po' la domanda a un certo punto e sta piangendo, ma questa è veramente una vittoria che sta condividendo con il pubblico di casa, con la fidanzata, con il papà, con tutti. Quanto è bella questa vittoria? Non riesco neanche a parlare. Allora facciamo parlare Mattia, partiamo da te visto che è veramente commosso. Una bella vittoria, una sorta di passaggio di consegne, perché l'anno scorso c'eri tu qui a festeggiare. Sì, dai, è stata una bella gara, molto divertente, non facile, all'inizio è stata una bella bagarre, sono partito bene e sono molto felice per Ale, si è meritato il campionato, quindi dai, spero di ritrovarlo nel Super Cup l'anno prossimo, vediamo. Beh, i suoni e le immagini si commentano da soli, tra poco per te l'onore di salire sul podio del Gran Premio d'Italia, vinci la Carrera Cup e la vinci a Monza. Sì, è stato bellissimo, un'emozione veramente fortissima, sto piangendo come una bambina, ma veramente sono emozionatissimo, ringrazio
tutta la squadra, tutte le persone che mi hanno aiutato quest'anno. È stato un anno intensissimo e vincere all'ultima gara è un'emozione incredibile. Posso chiederti cosa farai in futuro? Beh, adesso iniziamo a goderci il momento, poi quest'inverno decideremo. Grazie, allora highlights con Guido Schittone. Grazie Camilla, ed era partito male, adesso vediamo, parte malissimo Alessio Rovere e parte benissimo il suo rivale. A quel punto c'era Riccardo Pera che era il campione virtuale di questa edizione 2017, ma guardate che cosa succede. Pera va in crisi, Rovere riesce a districarsi dal gruppone nel quale è ripiombato, eccolo lì che alita alle spalle sia di Riccardo Pera, che a un certo punto passa anche al comando prima di essere superato da Mattia Drudi, e guardate che capolavoro fa Alessio Rovere, che infila. In quel momento si capisce che psicologicamente ha già qualcosa in più rispetto al proprio rivale. Entrambi tagliano e poi fanno ripassare Mattia Drudi. Va in crisi l'assetto della vettura di Riccardo Pera, che ci prova qui a dare fastidio ad Alessio Rovere, e dopo pochi metri alla curva parabolica andrà in testa coda, verrà toccato da Francesca Linossi. Finite le speranze per Riccardo Pera, a quel punto non c'è più corsa per quanto riguarda il primo e secondo posto, con Drudi che viene lasciato in pace da Alessio Rovere, ormai sicuro della vittoria in campionato. C'è una bella lotta invece dietro con Luca Pastorelli, che resiste a Gianmarco Quaresmini e al grandissimo Enrico Fulgenzi, che ricordiamo ha passato tutta la serata in ospedale ieri. Questa è la gioia del papà di Alessio Rovere, Sergio Rovere, ricordiamo, ora assicuratore, un tempo ottimo pilota di Formula 2000 e di Formula 3, gioia incontenibile. Contemporaneamente c'è il pianto, la disperazione di Riccardo Pera, che viene consolato proprio da Francesca Linossi, che ancora una volta dimostra di essere una grandissima sportiva. Abbiamo visto delle belle immagini, Francesco. Bellissimo, oggi. Bellissimo. E poi comunque sì, Francesca e Riccardo fanno parte dello stesso programma, del programma appunto dei giovani cresciuti dalla Porsche, per cui c'è un bel rapporto e si vede anche flash in sul campionato con le immagini su Alessio Rovere. Alessio Rovere ha vinto in 5 occasioni. È sempre stato regolare, ha avuto qualche momento di defiance proprio per sfortuna o perché coinvolto in qualche incidente che quasi sempre non dipendeva da lui. Ha disputato anche il campionato francese, meritatamente ha vinto con un rush finale. Dopo l'estate è diventato il punto di riferimento del campionato, che diciamo è stato spezzato in due tronconi. Prima dell'estate è stato tutto a favore di Riccardo Pera. Da quando abbiamo ripreso, ovvero dalla gara di Imola di settembre, è stato tutto all'insegna di Alessio Rovere. Sì, Alessio ha trovato sempre più consapevolezza. Anche il fatto di passare una vettura senza ABS e una vettura con ABS, alternarsi tra una vettura vecchia, diciamo il modello precedente che aveva la vettura, era nel campionato precedente si correva senza ABS, quindi ha dovuto adattarsi a una guida differente, e quando ha trovato le misure è venuto fuori il talento. Siamo in attesa del podio, il podio più importante della stagione, con il trio. E il trio composto da Mattia Drudi, vincitore della corsa, era un pilota ospite, Alessio Rovere, campione, e Luca Pastorelli ai primi tre posti. Questa è l'immagine di Mattia Drudi. Dietro di lui intravediamo Pastorelli, Rovere. Questa è la classifica della Michelin Cup con il doppio podio di Luca Pastorelli al primo posto, al secondo Alex De Giacomi e al terzo vediamo Curti e Max Busnelli che li premia. Noi con questo concludiamo. Io voglio ringraziare Francesco Iorio, Mauro Valentinuzzi, Matteo Losa, tutti i ragazzi dell'Opera che ci hanno seguito in questa stagione. Salutiamo anche gli appassionati di D-Max dalla Carrera Cup Italia, che si è conclusa oggi a Monza. Un grande saluto da parte di Guido Schittone.
protagonisti della Marina K, e tra qualche istante passeremo alla classifica assoluta. Ed ora andremo a festeggiare.